volevo provare il Defender 25 sulla neve, però prima di tutto devo configurare la modalità acro, quindi togliere la angle, magari aggiungere qualcosina di più sulla configurazione di Betaflight e qualcosa in più sulla USD. Vediamo come si fa. Queste sono le associazioni degli AUX sul radiocomando RC2. Leggete anche come li ho configurati, aggiungendo qualcosa rispetto alla configurazione con cui vi arriverà. In particolare il beeper, per ritrovarlo in caso di caduta, l'ho associato al tasto C1 AUX 5. L'AUX 2, che di default è solo angle, l'ho configurato per passare in horizon e acro. Il tasto AUX 1 è rimasto alarm. Infine l'AUX 4 è diventato flip over crash. Mi raccomando, non cancellate l'AUX 8 e il 9, rispettivamente user 1 e user 2, che servono per abilitare la DJI O3. Potete poi passare alla configurazione della USD a vostro piacimento. Non essendoci il GPS, è inutile aggiungere qualsiasi campo relativo alla posizione. È invece utile aggiungere l'altezza dal suolo, che vi verrà visualizzata grazie al barometro presente sulla FC. Io ho aggiunto anche l'orizzonte artificiale, così giusto per avere un'informazione in più. La qualità link purtroppo non funziona. E questo è il risultato sulla USD. Oggi voglio vedere quanto durano le batterie della Flight Defender 25. Questa è la batteria più piccola, quella da 550 mAh. Le cronometreremo tutte e due in modalità acro, con una modalità di volo tranquilla, senza fare chissà quali evoluzioni. Vado a recuperare il drone, che è un po' lontano, eh. Andiamo a recuperarlo. Ho visto una macchia nera lì, potrebbe essere benissimo lui. Certo, quando lampeggia bisogna tornare subito, non è che ti avvisa. In un attimo ha preso e ha smesso. E ovviamente scarica la batteria, non funziona neanche il beep per il recupero. Eccolo qua. Ora sono fortunato, c'è la neve, eccolo recuperato. Ed ora proviamo con l'altra batteria, quella da 900 mAh, vediamo quanto reggerà. Do you see yourself? And what-
9 minuti e 33. Ed eccomi appena rientrato dal test sulla neve, diciamo che per oggi è tutto, anche se ci sono pregi e difetti che sto cominciando a capire di questo drone, ma ve ne parlerò in un prossimo video. Ciao a tutti, alla prossima!